Salve amici di Maria Vision, ben trovati a questa nuova puntata di Catena d'Amore. Oggi 5 settembre celebriamo la memoria di Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, una santa amatissima e ecco, molto conosciuta, che ha fatto tanto del bene alla Chiesa, illuminando la Chiesa con il suo sorriso, il sorriso di Dio che le veniva dato da Gesù per riversarlo nel mondo. E ecco, vogliamo iniziare questa puntata con una preghiera tratta dalla colletta del giorno. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per Cristo nostro Signore. Sì, iniziamo veramente chiedendo a Dio di poter far sì che ciascuno di noi possa donare la propria vita in un modo perfetto, come ha fatto Teresa, l'amore per il suo nome, lo zelo per il suo nome che si rivela soprattutto nei poveri, nei più emarginati, nelle periferie del mondo, come direbbe Papa Francesco. Ecco, questa è la storia di Santa Teresa di oggi che vogliamo ricordare, dalla quale vogliamo prendere esempio. E veramente questo germe d'amore che il Signore mette nel nostro cuore deve essere coltivato, custodito, per essere accresciuto e portato a compimento. Ecco, la lettura breve dei Vespri dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia. Ho scelto di ecco, riportare anche questa parola perché a volte si ha un'immagine quasi sdolcinata o molto umana di Santa Teresa, però quello che è stata la sua vita è stata un'espiazione d'amore che si è espressa ecco, non nella clausura, ma nel mondo, nelle periferie di Calcutta, nelle zone più disperate della terra, attraverso i poveri più poveri. E ecco, con le sue sorelle e i fratelli che lo hanno seguito e con tutti coloro, uomini e donne di buona volontà, che hanno recepito il messaggio del Vangelo. E ecco, è stata beatificata nel 2003, canonizzata nel 2016, però vogliamo fare una rapida sintesi di quella che è stata la sua vita, ripercorrere la sua vita sia alla luce delle vicende umane che alla luce delle vicende spirituali che hanno attraversato la sua epoca. Possiamo sintetizzare la sua vita con queste parole: sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione appartengo al mondo, ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al cuore di Gesù. E perché ho detto che queste frasi racchiudono tutto il mistero e la vita di Santa Teresa? Prima di tutto per questa sua internazionalità. Ma anche ecco, perché la sua fede ha saputo abbracciare tutte queste dimensioni e la sua vita è stata allo stesso tempo unificata e dilaniata dall'amore per Gesù, unificata proprio perché ha saputo attrarre al cuore di Gesù tutta l'umanità che ha incontrato, tutti i popoli, anche i capi di Stato. Però d'altra parte è stata dilaniata da questo amore che l'ha spinta a frangersi come il pane eucaristico e come la stessa fretta, la stessa premura di Maria quando va da Elisabetta e anche a sentire il silenzio e l'abbandono di Dio.
Nasce nel 1910 a Skopje, in Kosovo, e quello che possiamo dire di questa epoca della sua vita, era l'ultima di cinque figli, una famiglia numerosa, da come la descriverei, lei molto unita. Suo padre muore quando lei ha 8 anni e ecco, la madre è una prima grande figura per educarla nella fede e anche in quello che può verrà definito filantropia, però ecco, è più giusto forse definirla filantropia cristiana, ovvero Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché abbia la vita eterna e perché sia salvato, sia redento. E riceve la comunione all'età di 5 anni e ecco, sperimenta questa importanza della famiglia, ma non solo della famiglia, anche della parrocchia. E questa comunità parrocchiale permette a lei di crescere nella fede e è il luogo dove lei sente e inizia a sperimentare la vocazione religiosa, per cui a 18 anni si reca in Irlanda e ecco, già da qua possiamo vedere come la vita di Agnes, che sarebbe Madre Teresa, è segnata anche dalla compagnia e dalla protezione di Maria, che la guida, e dal sodalizio di Maria nel coro parrocchiale, anche ecco, però proprio in questa associazione della parrocchia, lei si sente chiamata alla vita religiosa e decide di entrare nell'istituto della Beata Vergine Maria Rat Faram, con l'intenzione di divenire missionaria e spendermi per Gesù che è morto per tutti. E dopo appena 18enne, finite le scuole superiori, lascia la sua casa per l'Irlanda e lascia un ultimo messaggio alla madre, e la madre ripete: poni la tua mano nella sua, cammina sola con lui e non volgerti mai indietro, va dritta avanti, perché se guarderai indietro tornerai a casa. Queste sono le ultime parole dette alla figlia, non si sarebbero più riviste. E ecco, questo è un aspetto della drammaticità della vita di Madre Teresa, che si dedica totalmente, che lascia la sua famiglia, la sua comunità parrocchiale per questa nuova missione e almeno in questa fase della sua vita sperimenta una grande unione con Gesù. Allora nel 1937 fa la professione religiosa e sceglie il nome di Teresa in omaggio a Santa Teresa d'Avila e Santa Teresa di Lisieux, e questo possiamo anche vedere quanto lei abbia saputo unire nella sua vita la contemplazione ma anche una profondissima attività missionaria, che in Santa Teresa di Lisieux viene portata a termine fra le mura del monastero di invece lei riesce a portare a termine sia davanti a Gesù Eucaristia nelle sue case, ma anche e soprattutto per le strade. E, diventa un insegnante e questa pedagogia, questa capacità di insegnare agli altri la porterà sempre con lei, nell'istruire e nel rinforzare anche le sorelle e i fratelli che la seguiranno, e viene ricordata come una suora zelante, capace di sacrificio, di portare a fondo la propria missione, nonostante non goda di ottima salute, però lei riesce a donare se stessa nonostante tutto. E per questo era amata e ammirata.
E questo è anche importante perché poi scopriremo ancora più da vicino, ancora più intimamente quello che era l'animo di Madre Teresa, però è importante come questa sua amabilità e questa sua umanità siano ricordati da tutti, nonostante le deprivazioni o anche ecco, la sua vita particolarmente austera, lei riusciva comunque a irradiare questa gioia, questa luce, questo amore, questa dedizione profonde e attenzione non solo per i poveri come per i capi di Stato, i papi e le autorità che incontrava nel suo cammino. E in questa fase fa la prima esperienza a Calcutta, dove entra ecco, nella vita dei poveri, entra in contatto con i poveri, che non sono però come i nostri poveri, ma sono ancora più miseri, proprio per quella che è la visione anche delle caste presenti in India. E quindi ecco, lei entra in contatto con questi paria, con questi ultimi della società, con questo scarto della società, come ricorda sempre Papa Francesco. E ecco, in questa prima esperienza a Calcutta tocca con mano la povertà e le sofferenze della città. E ritorna nel suo ordine di Loreto, riprende le sue mansioni, però ecco, il Signore la chiama e come si dice è importante non perdere i treni della propria vita. E nel 10 settembre 1946, mentre si recava a Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Teresa riceve quello che lei chiama la seconda chiamata o la chiamata nella chiamata, ovvero anche attraverso locuzioni interiori e visioni interiori, Gesù le chiese di fondare una comunità religiosa dedita al servizio dei più poveri tra i poveri, per saziare la sua sete di amore e di anime. E ecco, lei mette sotto discernimento con il padre spirituale queste sue locuzioni, questo suo desiderio, e anche all'arcivescovo di Calcutta. E dopo questo periodo di discernimento e di guida, con prudenza le permettono di intraprendere il passo successivo, ovvero l'esclaustrazione, dal momento che lei ecco, era già incorporata in un altro ordine religioso, e ecco, per affrontare nel modo migliore la sua nuova missione, prende lezioni di pronto soccorso presso le suore mediche missionarie a Patna e poi torna nel 1948 a Calcutta, dove le piccole sorelle dei poveri le offrirono ospitalità. E ecco, già questo come Dio parla nella vita delle persone, anche attraverso queste circostanze, ecco Maria, poi le piccole sorelle dei poveri, e ecco, già possiamo vedere come questo stare in mezzo ai poveri abbia già iniziato a cambiare profondamente l'interiorità di Madre Teresa, che scrive nel suo diario nel 16 febbraio 1949: «Oggi ho imparato una bella lezione. La povertà dei poveri deve essere veramente dura per loro. Sono andata in giro cercando un alloggio. Ho camminato fino a che le gambe e le braccia mi hanno fatto male. Ho pensato che anche i poveri devono provare dolore nel corpo e nell'anima, mentre cercano una casa, cibo, aiuto. Per mia libera scelta, mio Dio, e per amor tuo, desidero rimanere e compiere qualunque sia la tua volontà su di me. Non ho consentito nemmeno ad una lacrima di scendere. Seppure arrivassi a soffrire ancora più d'ora, voglio sempre compiere la tua santa volontà». Questa è la notte, ecco, in questa è l'inizio della notte oscura di Madre Teresa. Però ecco, non tutti sanno
che lei compie già quando era nell'altra congregazione, ha la forza di compiere un voto molto particolare, che è quello di non negarsi mai a Dio, non ecco, mettere sempre in pratica quelle che saranno le ispirazioni quotidiane che Dio darà a lei. E questo è importante perché ci fa conoscere fino a quale punto lei si compromette con Dio, non soltanto donando se stessa nella castità, nella povertà, nell'obbedienza, che sono ecco, i consigli evangelici e i voti di perfezione normalmente professati, ma lei prende questa risoluzione di non negare a Dio nulla, ecco, di assecondarlo sempre, di mettersi a disposizione, come dirà lei stessa, una matita nelle mani di Dio, come una goccia nelle mani di Dio. E Dio ricompensa questa sua generosità, questi suoi sacrifici con vocazioni, benefattori e un fiorente apostolato per la sua nuova congregazione, le missionarie della carità, che poi sarà arricchita da un ramo maschile, dai rami contemplativi e dai rami laici e sacerdotali. E, ecco, per lei ogni paziente ammalato e moribondo era Gesù sotto il volto sfigurato, e ogni azione si poteva trasformare in amore per Lui. E apre tante iniziative anche con i rifugi per malati di lebbra, luoghi dove accogliere questi moribondi e per ecco, far sentire loro l'amore di Dio. A volte questo modo di procedere di Madre Teresa è quasi scandaloso perché ecco, il mondo non capisce quello che fa. Tutte le sue donazioni sono spese per portare conforto a moribondi che di lì a poco moriranno, a far ecco, accarezzarli, a fasciare le loro ferite, però ecco, loro non portano niente alla società, sono lì ormai troppo compromessi dalla miseria e lei con le sorelle se ne prende cura. E condivide il loro stesso stile di vita. Lei stessa non rifiuta la povertà, la miseria, e ecco, si fa prossima a queste persone, tra l'altro persone di ogni credo, di ogni stato sociale, di ogni cultura, di ogni ceto. E tanto ecco, è importante capire come lei non fa grandi prediche ai malati o ai poveri, ma prima se ne prende cura e poi quando ecco loro chiedono magari ragione di questo amore oppure si dimostrano ecco, più disposti ad ascoltare, lei magari parla di Cristo e qualche povero le risponde, ma Cristo è come lei, Gesù è come lei, e lei ripete: io vorrei, mi sto sforzando di essere simile a Gesù, di assomigliargli, e questa risposta fa sì che tanti vogliono diventare cristiani proprio perché colgono questa autenticità e questa luce superiore nei suoi occhi. E riesce ad aprire queste case anche nei paesi comunisti. E questo è importante proprio perché poi quando ecco, cadrà il comunismo si vedrà ancora di più quella che è la storia che Dio fa ecco, nel mondo, anche attraverso queste personalità come lei, come San Giovanni Paolo II, e ecco, Da queste vite donate a lui riesce a convertire anche interi paesi e a ecco, far cadere persino dei regimi dittatoriali. E possiamo anche dire che
lei non si spende come abbiamo visto fino agli anni 90, nonostante l'età avanzata e i crescenti problemi di salute, attraversa tutto il mondo per partecipare alle professioni religiose, alle ordinazioni sacerdotali dei membri delle sue congregazioni, per aprire nuove case, per servire i poveri, e quindi non si risparmia. Nel 1997, anno della sua morte, le suore avevano raggiunto quasi il numero di 4.000 membri ed erano state fondate circa 600 case in 120 paesi del mondo. Nel 1979 riceve anche il Nobel per la pace e il premio indiano Padma Shri nel 62. E questo non lo fa per gloria personale, ma per la gloria di Dio e in nome dei poveri. E attraverso anche, ecco, questi suoi discorsi, lei è riuscita a portare nel seno del dibattito internazionale temi importanti come quello dell'aborto, per cui, ecco, in una società che tanto facilmente sopprime la vita dei bambini nel grembo delle loro madri, non ci si può aspettare, ecco, altro se non tutta la sofferenza e le mostruosità che dilagano. E, ecco, nel 1997, dopo l'ultimo viaggio a New York, Madre Teresa torna a Calcutta e il 5 settembre muore nella casa madre delle missionarie della Carità a Calcutta. Poi, ecco, il suo corpo viene trasferito, gli viene dato omaggio e poi, ecco, ritorna definitivamente sepolta a Calcutta. E la sua tomba diventa meta di pellegrinaggio. E poi, come abbiamo visto, inizia l'iter di beatificazione e di canonizzazione sotto Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco, sì. Nel 2003 viene beatificata, nel 2016 viene canonizzata e viene proclamata appunto santa. Prima ho fatto cenno a questa sua oscurità interiore, che non sembrerebbe, perché è conosciuta come la santa del sorriso. Lei stessa nelle sue opere, cioè nei suoi scritti, si riferisce, o anche in ogni predicazione, in ogni discorso, inserisce sempre dei segni a questa gioia. E però lei per oltre 50 anni, proprio dall'inizio della sua congregazione, vive un'oscurità dell'anima, un'oscurità della fede e anche dell'amore, una prova d'amore potentissima che nasconde persino alle consorelle. Viene comunicata solo ai direttori spirituali e ai confessori, e noi sappiamo di questa sua vicenda interiore grazie alle lettere che sono state conservate nonostante lei le volesse distruggere, nonostante la sua volontà di distruggerle. Questa inizialmente, ecco, prima di fondare le missioni della Carità, vive un periodo di profonda unione con Dio, che però, ecco, non viene meno con questa prova, ma è anzi il raggiungimento umano dell'unione con Dio, che sotto la croce chiede: ho sete, dammi da bere le anime, l'amore per le anime, che le anime mi conoscano, che i poveri conoscano l'amore che ho per loro, e tu testimonialo. E lei diventa così unita, per grazia di Dio, a questa volontà di Gesù, che sperimenta questo terribile senso di abbandono, di oscurità, che però, ecco, mi colpisce sempre, perché è un'oscurità che giunge fino a farla dubitare della stessa esistenza di Dio, dello stesso amore di Dio, della sua bontà, della bontà di quello che sta facendo. Questo
richiede un martirio di virtù teologale, di vita teologale per sopperire a quello che è la vita sensibile dell'anima, questa percezione che normalmente noi possiamo avere dell'amore di Dio, della sua vicinanza, anche della stessa fede per cui noi possiamo credere, a lei viene tolto, tutte le consolazioni vengono tolte, però come dicevo prima lei ha sempre il sorriso sulle labbra, sempre una parola buona di incoraggiamento, passa ore intere davanti a Gesù Carestia con il rosario tra le mani. E ecco, possiamo vedere dei video, degli spezzoni di video di lei al meeting di Rimini. E, ecco, quindi chiediamo alla regia di mandare questi video. To give us the good news that God is love and that He wants us to love one another as He loves each one of us. Gesù è venuto a recarci la buona novella che Dio ci ama e ci chiede di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. To make it easy for us to love one another, Jesus said, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Per renderci più facile questo amore reciproco di fratelli, Gesù ci ha detto, quello che avete fatto al più piccolo dei miei, l'avete fatto a me. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Se date un bicchiere d'acqua a uno dei miei figli, è come se l'aveste dato a me. Se ricevete, accettate nelle vostre mani uno dei più piccoli bambini, è come se aveste ricevuto e accettato me stesso. Even when we die and go home to God, again we will be judged on what we have been to each other. Al di là della nostra morte, quando saremo al cospetto di Dio, vedremo giudicati sulla base di quanto abbiamo fatto e dato gli uni agli altri. And he says, I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. Egli ha detto, avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ero nudo e mi hai rivestito. Non avevo una casa e mi hai offerto un tetto. Come, you blessed of my father, and possess the kingdom which has been prepared for you. Vieni, benedetto dal Padre, vieni e possiedi la chiave del regno che è stato preparato per te. Hunger is not only for bread. Hunger is for love, for the word of God. La fame non è soltanto una fame di pane, è una fame di amore, è una fame di amore di Dio. Nakedness is not only for a piece of cloth. Nakedness is for the loss of that human dignity, that beautiful virtue, purity. Essere nudi non è soltanto mancare di abiti. Essere nudi vuol dire mancare di quell'enorme dono che è la dignità dell'uomo e la purezza. Homelessness is not only not having a home made of bricks, but being unwanted, unloved, a throwaway of society. Il non avere una casa non significa mancare di un edificio di mattoni, significa non essere voluti, non essere amati, essere cacciati, buttati via dalla società. Where does this love begin? Dove inizia questo amore?
in our own family, in our own home. Soltanto nelle nostre stesse famiglie, nella nostra stessa casa. How does it begin? Come inizia questo amore? By praying together. Family, family that prays together stays together. Pregando insieme. Le famiglie che sanno pregare insieme rimangono insieme unite. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. E se rimanete uniti, pregando uniti, potrete amarvi gli uni gli altri come Dio ha amato ognuno di noi. The fruit of prayer is a deepening of faith. Il frutto, il risultato della preghiera è un approfondimento della fede. The fruit of faith is love. E il frutto della fede è l'amore. The fruit of love is service. Il frutto dell'amore è il porsi al servizio. And the fruit of service is peace. E il frutto del porsi al servizio è la pace. Ecco, abbiamo ascoltato le sue parole. Lei inoltre ha raccontato anche un aneddoto che una coppia di sposi è venuta da lei, ha donato una grande quantità di denaro e lei ha chiesto: ma com'è questo denaro? Perché mi avete portato questo denaro? E loro hanno risposto: noi abbiamo un amore così grande l'uno per l'altra che abbiamo deciso prima di sposarci che avremmo donato il denaro a te invece di comprare gli abiti di nozze o fare la festa. E ecco, in India poi la madre spiega che è ancora più straordinario questo fatto, perché c'è molto la cultura anche della festa, del matrimonio, un po' anche come in Italia, e lei ha raccontato questo aneddoto per mostrare come il sacrificio che l'amore porta a fare è molto grande, a volte anche diciamo controsociale, antisociale, controcorrente per quella che è la mentalità comune. E, ecco, non so se possiamo leggere anche Mari qualche frase dai pensieri e meditazioni di Madre Teresa. Dovete essere una famiglia, essere quella presenza di Cristo l'uno per l'altro. Amate a vicenda, teneramente, come Gesù ama ciascuno di voi. Ecco, un'ultima cosa che voglio dire prima di passare al momento di preghiera è anche che questa sua dedizione totale ai poveri è professata dai membri dei suoi istituti religiosi proprio come un voto particolare. Servire con tutto cuore, dedicarsi ai poveri tra i poveri. E, ecco, vogliamo come ogni puntata pregare il Signore e affrontare le intenzioni di preghiera oggi con l'intercessione di Madre Teresa, e lo faremo introdotti da un salmo che ricorda anche questa vicenda interiore di Madre Teresa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Ecco, nelle parole di questo salmo vediamo l'anelito che Madre Teresa aveva a Dio e ecco la sua richiesta a Dio di rinsaldare il suo cuore durante le sue ore di passione, di solitudine, di annientamento interiore.
E i santi sono coloro che stanno sulla porta del paradiso per lasciar passare gli altri. E a me questa cosa ha messo sempre un po' di angoscia, perché ognuno di noi pensa: se io ci arrivo in paradiso, poi finalmente mi riposo, mi godo la pace di Dio, la comunione con gli altri. E pensare che lei magari, ecco, sta ancora intercedendo per noi, che non è entrata ancora alla presenza di Dio pur di portare fino alla fine, fino a compimento, ecco, questa sua chiamata, è impressionante. Però noi ci rivolgiamo allora alla sua intercessione, a Dio, e veramente chiediamo le grazie di cui abbiamo bisogno. Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa. Salva il tuo popolo, Signore. Custodisci, pastore eterno, il nostro vescovo Domenico e il vescovo Ivan e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene. Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro. Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge. Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne. Maria Angela d'Agrigento chiede preghiere per i figli e i nipoti, specialmente per un nipote dipendente da alcol che si rifiuta di intraprendere un percorso di cura e sta facendo soffrire la sua famiglia. Paola da Roma chiede preghiere per la sua salute fisica, spirituale e il riavvicinamento a Gesù di Maurizio, Stefani, Veronica, Mirko, Aurora, Fabio, Lorenzo, Michele e lei stessa. Preghiamo per la cessazione della guerra, per tutti i conflitti che stanno avvenendo adesso nel mondo, soprattutto quella in Ucraina, e per la pace. Giovanna da Nocera chiede preghiere per un papà di famiglia, Adriano, che ha un problema di salute. Tina da Caltanissetta affida la Divina Provvidenza il lavoro dei figli. Anna Maria da Catania chiede una preghiera per la guarigione della zia Paola operata di tumore, una preghiera per la sua famiglia e per la sua salute. Giuseppina chiede la pace del cuore. Salva il tuo popolo, Signore. Rita da Roma chiede preghiere per la conversione dei suoi 4 figli e la pace della sua famiglia, che è messa a dura prova. Susanna chiede preghiere di tutto cuore per il marito, i figli, gli amici e i parenti. Lara chiede di pregare per Federico e Carola e per tutte le intenzioni che porta nel cuore. Giuseppe da Agrigento chiede una preghiera per la sua famiglia. Antonietta da Bari presenta le proprie intenzioni a Gesù, chiede preghiere per la sua famiglia, per Rosario che è invalido e una ragazza che ha bisogno di una sistemazione. Salva il tuo popolo, Signore. Gina da Milano invoca pace, salute e serenità per la sua famiglia. Maria da Roma chiede preghiere per Gabriele, che ha avuto un grave incidente e è in condizioni preoccupanti. Amelia da Lanciano chiede al Signore buona salute, una vita serena e pacifica e armoniosa per lei e la sua famiglia. Emanuela da Roma chiede una preghiera per lei e per la figlia Flavia. Brunella da Venezia supplica preghiere in quanto malata e sofferente e non più in grado di occuparsi della figlia disabile. Preghiamo per le intenzioni dell'unità pastorale San Giovanni Paolo II di Perugia. Salva il tuo popolo, Signore. Loredana da Latina chiede preghiere per il ricongiungimento fra lei e il marito affinché la famiglia che le manca si ricomponga nell'amore e nel rispetto reciproco. Maria chiede preghiere per Nicola e per Rosemary. Adriana da Verona affida l'anima di Giovanni, Valeria, Anna, Michele, Ludovica, Riccardo e tutti i loro cari a Gesù crocifisso. Caterina della provincia di Napoli propone una preghiera per i giovani che hanno tanto bisogno di aiuto e di una guida.
Anna Lucia dal Brasile prega per gli anziani, per la pace del mondo e per la felicità, protezione di Dio e salute del suo amato. Adele da Napoli prega per le figlie Assunta ed Ilaria. Salva il tuo popolo, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno, per Cristo nostro Signore. E con l'intercessione di Madre Teresa, Signore, donaci la tua benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per averci seguiti, per aver celebrato la memoria di Madre Teresa. Prendiamo spunto dalla sua vita e cerchiamo di ascoltare Gesù, di metterci a sua disposizione e iniziamo a dare un sorriso almeno a chi incontriamo per strada o chi abbiamo a casa, e ci troveremo a fare cose ben più grandi. Buon proseguimento a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Catena d'Amore.